Allora, c'è stato questo incontro in comune con l'assessore Cascino e il presidente Burlando. Cosa vi hanno detto sulla questione Dolcedo? Intanto noi abbiamo poi mostrato la nostra situazione, che comunque loro conoscono benissimo, visto che anche la regione è diciamo coinvolta per i piani di sanatoria paesistica. Non è una sanatoria, è una riqualificazione paesistica, quindi anche la regione ha a che fare con questo, e ci hanno ribadito il loro pieno appoggio, nel senso che faranno tutto quello che sarà possibile per fare questa riqualificazione, naturalmente, ovviamente, in piena legalità, ed è questo che noi chiediamo. E noi chiediamo sicuramente un'accelerazione nei tempi, anche se i tempi di legge, i tempi tecnici sono quelli, e comunque abbiamo le assicurazioni, più che altro di avere un interlocutore nelle loro persone, quindi nell'assessore Cascino e nel presidente Burlando. Il presidente Burlando ha detto, diciamo, ci stiamo occupando della situazione. Certo, certo, e con gli uffici. Che l'ufficio tecnico si sta occupando della situazione, e questo per noi è già una discreta assicurazione. Comunque abbiamo in questo momento un filo diretto con loro, quindi possiamo interloquire direttamente con l'assessore Cascino, soprattutto che è l'assessore all'urbanistica e quindi il nostro assessore per le nostre parti. Si parla di un riconoscimento dei titoli edilizi, diciamo, una cosa del genere? Ma diciamo che adesso siamo lontani da questo. Per il momento il nostro primo traguardo deve essere l'adottamento di questi piani di riqualifica ambientale, quindi siamo ancora a questo step, e quindi speriamo di portare in porto questo. Poi tutto quello che verrà dopo sarà una conseguenza della riqualificazione.